Questo è un governo di unità nazionale, comunque di ampio sostegno nazionale, ma attorno al fatto che si è fatta la scelta, innanzitutto il presidente Mattarella, di mettere Draghi al centro del rilancio politico italiano a Roma e a Bruxelles. E quindi credo che il patto implicito sia quello di dare a Draghi il mandato e i margini di manovra necessari perché l'Italia ritrovi il suo ruolo e innanzitutto perché l'Italia approfitti di quell'occasione storica per gli italiani e per gli europei che è il Recovery Plan. Cioè, Draghi è innanzitutto per dimostrare, lì è per dimostrare che l'Italia è in grado di utilizzare appieno quei 209 miliardi, di fare le riforme necessarie, di assicurare una qualità dell'azione pubblica all'altezza della sfida ed è lì anche per riportare l'Italia al centro dei giochi europei. Sono convinto che Emmanuel Macron e Angela Merkel lavorano molto bene con Mario Draghi, molto bene con Mario Draghi. Credo che per l'Italia avere Mario Draghi in un momento in cui Angela Merkel è in uscita e in cui Emmanuel Macron si deve preparare alle presidenziali 2022 sia anche una grande opportunità per aumentare l'influenza dell'Italia in Europa. Quindi da questo punto di vista non credo che le forze politiche vorranno e neppure credo che potranno mettere i bastoni tra le ruote all'azione di Mario Draghi.